Le piccole e medie imprese sono quelle che più soffrono la crisi causata dalla pandemia da Covid-19. Un problema grave, considerando che le PMI costituiscono da anni la spina dorsale dell'economia italiana e della nostra regione, facendo segnare risultati importanti, soprattutto nell'esportazione. Ne abbiamo parlato con il responsabile di CNA Pesaro, Moreno Bordoni. Ma dopo più di un anno ancora nella provincia di Pesaro Urbino parliamo di emergenza, e questo purtroppo è già un paradosso in termini. C'è tanta preoccupazione, soprattutto per le attività manifatturiere che hanno storicamente sempre trainato l'economia del nostro territorio. Mi riferisco alla meccanica, mi riferisco al mobile e alla moda. Sono aziende che lavorano tantissimo all'estero e in un anno e mezzo, praticamente senza fiere in presenza, senza la possibilità di organizzare B2B, senza la possibilità di fidelizzare i nuovi clienti e cercarne di nuovi in maniera ovviamente fattiva, la situazione è davvero preoccupante. Speriamo di essere arrivati alla fine del tunnel e di poter vedere la luce. Il dato aggregato della nostra regione può sembrare meno preoccupante rispetto alla situazione generale. Globalmente la regione Marche nel 2020 rispetto al 2019 ha fatto un meno 12%, c'è una sostanziale tenuta, considerando che ancora per le Marche l'export Cuba oltre 10 miliardi e 800 milioni d'euro. Quindi sono cifre importanti che devono essere ovviamente supportate dalle istituzioni, dalle associazioni di categoria, da tutti quelli che hanno a cuore davvero l'economia del nostro territorio. I problemi però emergono quando andiamo a vedere nello specifico, settore per settore. Allora ci rendiamo conto che la pandemia ha reso più allarmante una situazione già difficile. Partiamo dal legno, che ha avuto una sostanziale tenuta, un meno 2% rispetto al 2019, e Cuba quasi 520 milioni di euro. La meccanica, che la fa da padrona, scevra dei dati della nautica, comunque Cuba più di 3 miliardi e mezzo di euro nella nostra regione, quindi un dato molto importante, e si attesta comunque nella media, un meno 12%. La moda purtroppo ha avuto un calo importante, meno 27%, ma qui ci sono dati strutturali, problemi atavici che riguardano questo settore già prima della pandemia. La pandemia ha soltanto, diciamo così, focalizzato ancora di più i problemi che negli anni questo settore ha sempre avuto, soprattutto anche nel sud delle Marche con la calzatura abbiamo problemi che dobbiamo risolvere, perché davvero siamo in grado di fare grandi cose, ma dobbiamo mettere i nostri imprenditori nelle condizioni di farle. A sorprendere la tenuta del settore del legno e dell'arredamento, che trova una ragione specifica proprio dalla situazione che si è venuta a creare a causa della pandemia. L'arredamento in genere e l'anno e mezzo di pandemia comunque ha fatto riscoprire a moltissime persone la voglia di stare dentro casa, quindi c'è stato paradossalmente un rimbalzo anche economico riguardo all'acquisto di mobili. Questo era prevedibile sotto certi aspetti perché la pandemia è durata tanto, sta durando tanto, e quindi il lockdown prima, poi anche le chiusure successive hanno comunque invitato la gente a stare di più a casa e si è riscoperto il benessere di stare dentro casa e quindi di migliorare la propria casa acquistando il mobilio. Per quello che riguarda invece gli altri settori, questo beneficio non c'è stato. Per quanto riguarda il settore del tessile e della moda, per ripartire bisognerà tener conto dei molti cambiamenti avvenuti nel frattempo. Sì, che poi dopo, ovviamente legato anche a tutta la situazione delle vendite online, alla contraffazione, al cambiamento che c'è stato anche nella distribuzione a livello mondiale per quello che riguarda la moda, ma ormai da tanti anni. La pandemia non ha fatto altro che affossare in maniera decisa purtroppo questo settore. Il settore da cui ci si aspetta di più subito è quello della meccanica. Ma io penso che la meccanica sostanzialmente sia nelle condizioni di ripartire alla grande. Ci sono grandi possibilità nel nostro territorio perché c'è innovazione tecnologica, c'è qualità, c'è professionalità. Siamo riconosciuti in tutto il mondo davvero come nelle Marche, come dei top player per quello che riguarda la meccanica. Cubiamo tanto di fatturato, dovremo in futuro riuscire a fare sintesi tra quella che era l'attività tradizionale e quello che ci ha insegnato questo anno e mezzo di pandemia, cioè utilizzare le tecnologie in maniera diversa, in maniera più strutturale. Prima probabilmente perdevamo del tempo che adesso possiamo recuperare e mettere insieme le due situazioni, quella tradizionale e quella nuova che ci ha insegnato la pandemia. Secondo me, soprattutto nel settore della meccanica, ci darà un grande slancio ad iniziare dalla seconda metà dell'anno. Oltre alla manifattura, da anni elemento trainante della nostra economia regionale, si dovrà avere una crescente attenzione allo sviluppo delle grandi potenzialità del turismo. Può essere un vettore di sviluppo importante. Non dobbiamo mai scordarci che nel pre-pandemia la regione Marche era considerata
ovviamente la seconda regione più bella del mondo, quindi abbiamo perso un treno importantissimo anche a livello di comunicazione e di opportunità. Siamo una regione che davvero può offrire tanto sotto questo aspetto. Ovviamente anche qui non possiamo parlare di turismo, di commercio davvero al 100% finché la campagna vaccinale non sarà una campagna vaccinale vera, non quella tanto declarata, ma finalmente nei numeri dimostrata, che ci permetterà di poter accogliere in sicurezza i milioni di turisti che la nostra regione merita.